Eccoci qua. Oggi ci troviamo sempre in compagnia di Ricky Antrichi a Katowice. Katowice, situata nel sud della Polonia, è una città che ha saputo trasformarsi da un centro industriale a una metropoli culturale e innovativa. Con una popolazione di circa 300.000 abitanti, è il capoluogo della Slesia e un importante nodo economico e culturale della regione. Originariamente un centro minerario e industriale, Katowice ha visto un rapido sviluppo durante la rivoluzione industriale, diventando un fulcro dell'industria del carbone e dell'acciaio. Negli ultimi decenni, la città ha affrontato una significativa transizione economica, spostando il suo focus verso settori più sostenibili e innovativi, come la tecnologia e i servizi. Katowice è nota per la sua vivace scena culturale. Tra le principali attrazioni si trova il Museo della Storia di Katowice, che offre una panoramica sulla storia locale e sull'evoluzione della città. La Sala della Filarmonica di Katowice, con la sua architettura moderna, è un altro punto di riferimento culturale, ospitando concerti e eventi di rilevanza internazionale. La città è anche famosa per il Festival della Musica di Katowice, un evento annuale che attira artisti e visitatori da tutto il mondo, contribuendo a rafforzare la reputazione di Katowice come centro musicale. Recentemente Katowice ha avviato diverse iniziative per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e attrarre investimenti. Ci sono proposte per misure fiscali che potrebbero incentivare ulteriormente lo sviluppo economico e sociale della città. La continua evoluzione di Katowice come centro di innovazione e cultura la rende una città da osservare nei prossimi anni. Cupola.
could be this one. Qui a sinistra stiamo vedendo il Punkt Rekutakion. Il Punkt Rekutakion, per gli stranieri in Polonia, è un servizio essenziale che facilita l'integrazione degli stranieri, offrendo supporto legale, sanitario, linguistico e culturale. Questi centri sono fondamentali per aiutare i nuovi arrivati a navigare nel sistema burocratico e a sentirsi parte della comunità locale. Il Kościół Pewuto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, situato a Cracovia, è un'importante chiesa cattolica che attira sia fedeli che turisti grazie alla sua storia e alla sua architettura.
è noto per la sua architettura distintiva e la sua posizione strategica nel cuore di Cracovia. La chiesa è situata in via Copernica, una zona centrale che facilita l'accesso ai visitatori e ai residenti della città. La costruzione della chiesa risale agli inizi del XX secolo, in concomitanza con il 50° anniversario dell'istituzione del dogma dell'Immacolata Concezione, celebrato tra il 1904 e il 1905. Questo evento ha dato un significato speciale alla chiesa, che è dedicata a uno dei dogmi più importanti della fede cattolica.
Adesso ci troviamo nella zona Dvorkova, che è una via situata nel centro di Katowice, nota per la sua posizione strategica e per ospitare diverse strutture, tra cui hotel e punti di interesse. Dvorkova è un'area che ha visto un notevole sviluppo negli ultimi anni, con la modernizzazione di edifici e l'emergere di ristoranti e caffè alla moda. La zona è ben collegata e offre facile accesso a diverse attrazioni turistiche e culturali di Katowice, rendendola una scelta ideale per i visitatori che desiderano esplorare la città. Questa che vedete è la Galleria Katowika, un moderno centro commerciale situato nel cuore di Katowice.
inaugurata nel 2013, la galleria è stata progettata per offrire un'esperienza di shopping completa, ospitando oltre 200 negozi, ristoranti e caffè, rendendola una delle principali destinazioni commerciali della città. La Galleria Katowice ospita regolarmente eventi e attività, tra cui mercati, concerti e mostre, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e dinamica. Questo la rende non solo un luogo per lo shopping, ma anche un punto di incontro sociale per la comunità locale. Spodek è un'arena polifunzionale situata a Katowice che rappresenta un simbolo architettonico della città. Inaugurata nel 1971, ha una forma distintiva, simile a un'astronave che la rende facilmente riconoscibile. È un punto di riferimento nella skyline di Katowice. L'arena è utilizzata per una vasta gamma di eventi, tra cui concerti, competizioni sportive e manifestazioni culturali. Ha ospitato artisti di fama mondiale come Metallica, Sting e Elton John ed è nota per eventi annuali come il Festival Rawa Blues e Metalmania. In ambito sportivo, Spodek è stata sede di importanti competizioni, tra cui partite di pallavolo e hockey su ghiaccio.
accanto a Spodek si trova il Centro Congressi Internazionale di Katowice, che è una struttura moderna e multifunzionale, con un carattere espositivo e congressuale. I suoi volumi sono scanditi dal prato verde e dalle superfici metalliche nere realizzate con pannelli di lamiera stirata disposti su diversi piani verticali e obliqui. Il suo colore ricorda il passato carbonifero della zona. Di lato a Spodek e al centro congressi sorge la Kati Dalvu Tower, completata nel 2021. È un edificio emblematico di Katowice, alto 133 metri. La sua facciata in vetro e acciaio riflette un design innovativo e sostenibile, ottimizzando l'efficienza energetica. La torre ospita uffici, appartamenti e spazi commerciali, contribuendo a una vivace vita urbana. La sua costruzione segna un periodo di rinascita per Katowice che, dopo un declino industriale, si è trasformata in un centro economico e culturale. Thank you.
Come al solito, qui in basso, in descrizione, troverete dei link utili e delle offerte a voi dedicate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!